Bene a tutti ragazzi, Quorgasmi, che sono qui come promesso a portarvi la Serie A. Molti mi avete chiesto di fare una Serie A con circa 40.000 crediti. Io l'ho fatta, 40.000 crediti, in realtà sono per PS3, PS4, mentre per Xbox costa molto meno, tipo sui 30, anche 25 volendo. Partiamo subito, quindi ho usato il modulo 433 con il COC, quindi 4334, che secondo me è uno dei migliori moduli per questo campionato. Partiamo subito con il portiere, intanto mettiamo campionato qui, ecco qui, Serie A, Diego Lopez. Allora, Diego Lopez è un portiere abbastanza strano da commentare, come sempre fa miracoli e cazzate. Non costa tantissimo, 2600 crediti, ma se avete qualche credito in più mi sento di consigliarvi Handanovic, che dovrebbe essere migliore. In ogni caso Lopez è alto, non ha una velocità altissima. Però un buon piazzamento, una buona presa, riflessi e tuffo, non il massimo, però c'è da dire che quando tira da fuori l'avversario, comunque dal limite dell'area, le prende sempre, fa delle grandi parate. Quando invece si avvicina di più, fa delle boiate assurde. Per esempio, un caso eclatante è stato l'avversario tira non neanche troppo forte, lui la para e la tira automaticamente in porta, non so come abbia fatto. Infatti lì mi sono arrabbiato. Comunque sia, se avete crediti, prendetevi magari Handanovic, che forse è meglio, o altri portieri, non lo so. Se invece vi fidate, prendete lui. Poi andiamo con il terzino, Konko. Konko è un buon terzino, non il massimo, però costa poco, quindi va bene, è veloce, non male in difesa, ottimo fisico, buon dribbling tra l'altro, e il work rate che cercavo, normale normale. No, è un po', diciamo, impreciso nei passaggi, però vabbè. Poi abbiamo i due centrali che sono Caceres sulla destra, che mi è piaciuto perché è molto veloce, mi ha fatto tra l'altro un assist, non so come, è forte in difesa, ha buon fisico, non è altissimo, peccato, però comunque sia, quest'anno contano pochi calci, i colpi di testa, quindi è giusto, cioè va bene anche se non è altissimo. Mentre il suo compagno di reparto è Castan, anche per lui buon giocatore, meno veloce purtroppo, se avete qualche credito ovviamente comprate Chiellini o qualcuno di più veloce, però comunque sia si comporta bene, un mancino che l'ho messo appunto lì a sinistra, costa poco come Caceres più o meno, è un buon giocatore, anzi forse più forte in difesa e in fisico di Caceres, però meno veloce. Poi il terzino sinistro cercavo Radu, cercavo un terzino che avesse come work rate il suo, o comunque sia non alto d'attacco, perché sennò avevo troppi work rate d'attacco alto in squadra, soprattutto su quella fascia. Devo dire che mi sono trovato molto bene con Radu, molto solido difensivamente e in fisico, e anche una discreta velocità. Poi, boh, mi è piaciuto, non ha un passaggio molto alto, anzi direi decisamente basso. Costa anche tantino, però i terzini sinistri o c'è lui o c'è Cole o c'è Evra, costano uno più dell'altro, quindi lui forse è la scelta migliore se non volete spendere tanto. I due di centrocampo sono De Rossi a destra, ottimo giocatore, gran tiro veramente, soprattutto long shot, mi ha fatto un assist e un gol in 4 partite. Velocità non altissima, però vabbè, è giusto così. Ottimo tiro come ho detto, ottimo passaggio e soprattutto fortissimo in fisico e in difesa, davvero un ottimo ottimo giocatore, work giusto per un CDC, anche se lui ovviamente dovete aggiungerci il cambio di ruolo, però ha giocato molto bene anche da CC. Poi a sinistra abbiamo Nainggolan, che ragazzi mi è piaciuto tantissimo, è un centrocampista concretissimo, completo soprattutto, veloce, buon tiro, ottimo passaggio, buono nel dribbling, forte in tutto, non c'è niente in Nainggolan che sia negativo secondo me, veramente un centrocampista da provare, da mettere in tutte le squadre della Serie A secondo me. Poi abbiamo come COC, ho messo Mertens, molto curioso di provare Mertens, forse questo non è il suo modulo idealissimo, infatti mi ha fatto un solo gol in 4 partite, mi aspettavo qualcosa di più, anche se devo dire che c'è stata una disconnessione dell'avversario a metà primo tempo, no, a metà, sì, a fine del primo tempo, in cui potevo fare sicuramente qualcosa di più, ma soprattutto dopo che ero 2-0 con un altro avversario, dopo 20 minuti quello ho quittato e quindi avrei potuto fare sicuramente qualche gol o qualche assist in più con i vari giocatori. In ogni caso Mertens è velocissimo, l'unico problema è la sua forza fisica che è molto bassa, quindi nei contrasti li perde spesso, però comunque sia, se vogliamo parlare di velocità, tiro, dribbling e passaggio, è veramente un giocatore formidabile. Poi andiamo con Candreva, l'unico giocatore che non mi sono trovato tanto bene. Candreva ha un work rate giusto, velocità ottima, però
gran tiro, soprattutto long shot, gran passaggio, gran dribbling, 4 stelle abilità, ottimo fisico, ma non manca qualcosa in lui, manca sicuramente il gol che non è riuscito a trovare. E boh, sembra che manchi qualcosa, giocatore forse neanche fisicamente così troppo forte, infatti molti contrasti li perdeva. Secondo me non vale quegli 8700 crediti, ma volendo si potrebbe provare i Turbe, che è lo stesso ruolo, e vedere se gioca meglio. Poi abbiamo El Shaarawy come ala sinistra, davvero un ottimo giocatore, 2 gol in 4 partite, uno di cui uno veramente bellissimo, dopo lo vedrete probabilmente nelle clip. Sono riuscito fortunatamente a trovarlo con Predatore a 2300 crediti, che gli aumenta tiro e passaggio, quindi diventa perfetto, davvero un'ala veramente perfetta. Peccato che abbia work rate di difesa alto, che se ci avesse medio coprirebbe un po' meno, ma comunque coprirebbe lo stesso e sarebbe molto più offensivo come giocatore, non che non lo sia ovviamente. E poi andiamo con l'attaccante Ibarbo, anche qui rientra sempre lo stesso problema delle due disconnessioni, quindi ma probabilmente avrebbe fatto qualche gol in più. In ogni caso, secondo me non è OP come l'anno scorso, molti l'hanno descritto come OP, ma secondo me è un po' meno rispetto all'anno scorso. In ogni caso è comunque un ottimo giocatore, velocissimo, difficile da prendere, peccato che delle volte, oddio che cazzo è successo, vabbè è successo un macello, comunque molte volte perde il pallone inspiegabilmente, una volta mi ha fatto un tacco così a caso, non so perché, e perdeva il pallone molto semplicemente. In ogni caso ragazzi, la squadra era quella, adesso non so se ve la riesco a far rivedere, non so perché è quittato, ma sapete che sto gioco è un po' strano. Come al solito ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace, eccola qui la squadra, tra l'altro è sparito Ibarbo, cos'è successo, eccolo qua. Vi invito come al solito ragazzi a lasciare un bel mi piace a 400, anzi facciamo 300 mi piace, uscirà un nuovo video. Vi invito a scrivermi nei commenti quale squadra volete vedere nel prossimo video. Molti di voi mi hanno chiesto una Ligue 1 o anche una portoghese, fatemi sapere quello che preferite, io ve lo porterò, e ovviamente il budget. E vi invito come al solito a lasciare a iscrivervi al canale, alla mia pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come al solito in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, adesso vi lascio le clip, bella ragazzi.